Il Teramo viaggia a vele spiegate verso l'eccellenza. Il più 9 sulla Turris è frutto di un cammino con pochissime sbavature iniziali. È un percorso sin qui perfetto. L'avversario odierno non è dei più facili. Un Lauretum quarto nella graduatoria. E con il morale a 1000 dopo la vittoria di Pescara proprio sulla Turris. La sfida parte agli ordini del signor Mattia Buzzelli di Avezzano. Le conclusioni dalla distanza dominano i primi 45 minuti. Quella di De Gidio dal limite non trova il giro giusto. Al quinto proprio il numero 7 va a terra in area chiedendo un calcio di rigore. Per il signor Buzzelli non ci sono gli estremi per concederlo. Un minuto più tardi Sputore pecca nell'intensità della conclusione e Buzzelli la fa sua. Sull'altro versante Rasetta prova ad impensierire la difesa teramana con qualche inserimento. Il suo diagonale però termina fuori dai pali difesi da Bozzi. Aumenta i giri del motore il Lauretum, prima ci prova con Federico e poi con Santarelli, ma senza successo. Prima di andare negli spogliatoi il Teramo ha due buone occasioni, Palumbo prima non è preciso su un calcio di punizione dal vertice dell'area e poi con l'aiuto di Covalonox serve un cioccolatino per De Gidio, che da posizione defilata non trova lo specchio, da applausi la costruzione. Le immagini di Manuel Centurame ci portano alla ripresa, il Teramo rientra dagli spogliatoi con più cattiveria. Il fendente di Palumbo si spegne sopra la traversa. Al terzo l'occasione per Covalonox è ghiotta. Il lettone si libera alla perfezione, ma mastica il tiro e Buzzelli respinge. Al decimo è proprio Covalonox a sbloccare il match e se stesso. Palumbo calcia forte, Buzzelli si oppone. In tapinni il numero 9 in sacca e ben doppia cifra. La reazione del Lauretum è rabbiosa. È miracoloso Bozzi al quarto d'ora sull'incornata di Vianale. Proprio il numero 1 protagonista al 20esimo, in entrambe le direzioni, perché prima frana su Danni Palle e poi neutralizza il cucchiaio di Rasetta dagli 11 metri. Qui gira completamente la partita, perché sul ribaltamento di fronte Palumbo inventa un'azione personale e realizza il raddoppio. La rete taglia le gambe ai padroni di casa, che nel finale subiscono prima il 3-0 di De Gidio, direttamente da calcio di punizione, e poi il poker di Petrarulo, che scatta sul filo del fuorigioco, salta a Buzzelli e deposita in porta. Finisce 4-0, con il Teramo sempre più padrone del torneo, ma un plauso va al Lauretum, formazione organizzata che non ha meritato un passivo così pesante. Sì, anche se effettivamente noi, la maggior parte dei ragazzi, avevamo poche energie, anche dopo l'1-0. Però si era incanalata bene, nel senso che eravamo riusciti a reagire dopo l'1-0, e avevamo rischiato di fare gol anche sul calcio d'angolo, poi abbiamo sbagliato il rigore, ma ci sta, il ragazzo, cioè, i rigori si sbagliano, non è quello il problema. La cosa che non mi è piaciuta è che ci siamo un pochettino sbracati tra virgolette negli ultimi minuti e il risultato è diventato un po' più largo di quello che è stata la partita. L'avevamo impostata in quel modo e i ragazzi si sono applicati molto molto bene nel fare quello che gli avevo detto, perché giocare col Teramo a viso aperto è un suicidio e quindi è l'unico modo per arginare il potenziale che ha davanti. La differenza c'è, è notevole, però i ragazzi sono stati molto molto bravi per quasi un'ora e hanno fatto quello che potevano fare e poi dopodiché le energie e la qualità è venuta fuori. Nel Teramo io lo seguo dall'inizio, il Teramo ha un potenziale offensivo che non ha nessuno, nemmeno una squadra di eccellenza o di Serie D, l'organizzazione è anche un bel gruppo, che ho visto che si aiutano in mezzo al campo, comunicano e quindi ho visto una squadra forte che non c'entra niente con questa categoria e che merita di stare prima in classifica perché se li guadagnati tutti. Sì, ma come ti dicevo prima l'avevamo impostata bene perché sapendo come giocavano a due a centrocampo l'avevamo messi a uomo e quindi fino a quando abbiamo avuto energia li abbiamo imbrigliati bene. Però dopo i ragazzi non ce l'hanno fatta più, poi sul rigore sbagliato, sull'1-0 un po' anche psicologicamente sono venute a mancare le energie quelle per reagire ulteriormente allo stare in svantaggio e quindi la partita si è incanalata come voleva il Teramo. E la Turris Val Pescara sta facendo più di quello che doveva fare e penso che se non ci fosse stato il Teramo nel girone, quest'ora stava prima e aveva gli stessi punti di vantaggio che adesso il Teramo rispetto alla seconda. E è una squadra fatta per vincere prima che arrivasse il Teramo e credo che dopo i playoff verranno fuori anche le altre qualità e chi arriverà bene fisicamente potrà dire la sua. E noi lotteremo anche noi fino alla fine perché il gruppo c'è, i ragazzi mi ascoltano
diciamo che possiamo arrivare fino alla fine e dovremo sudarla, ma ci arriveremo. No, vabbè, per noi arrivare già ai playoff è un successo, perché questa è una squadra costruita per salvarsi. E man mano che passa il tempo sta sempre più migliorando e dobbiamo solo, con tutte le difficoltà, dobbiamo solo arrivare nel momento che arriveremo ai playoff, arrivare nel modo migliore fisicamente e dopodiché ce la giochiamo. Sicuramente sì, è stata una bellissima partita, una bellissima cornice di pubblico, il risultato forse è un po' pesante per noi, ma per un'ora ho visto un ottimo Lauretum. Noi siamo una neopromossa che siamo partiti per salvarci, ci stiamo giocando i playoff e per noi già è un grande risultato. E affrontare il Teramo per noi è stato motivo di orgoglio. E, ripeto, l'unica nota stonata è il risultato un po' largo. Forse, anche se nel calcio i 6 ma non si fa niente, forse se segniamo il rigore è un'altra partita. Però onore al Teramo, sicuramente col Teramo, non è che col Teramo dovevamo fare i punti per cercare di raggiungere i playoff. Certo, per come è stata, ripeto, la prima oretta di gioco, confesso che forse almeno un punticino speravo di ottenerlo. Dopo il gol del Teramo, meritato, anche perché qualche minuto prima abbiamo avuto un'altra grandissima occasione, abbiamo avuto l'occasionissimo col colpo di testa di Vianale, poi il rigore, e forse a quel punto mancavano una ventina di minuti, il pareggio era giusto. Poi, chiaro, dall'1 pari al 2-0 la partita è finita là. Onore al Teramo, ai suoi tifosi, alla sua società, a tutti quanti, è giusta la classifica, parla chiaro, è una società che non c'entra niente, una città che non c'entra niente con queste categorie. Per noi è stata una bellissima giornata da ricordare. La Turris è una squadra alla portata, il Teramo è una squadra che quando sbagli, noi abbiamo fatto 3 errori individuali, abbiamo preso 4 gol. La Turris è sicuramente una squadra normale, cioè di categoria, un'ottima squadra di categoria. Se non c'era il Teramo era una delle candidate a vincere il campionato, il Teramo è un'altra categoria. Noi ci crediamo noi ragazzi, il mister, i tifosi, ci crediamo tutti, speriamo di raggiungerli. Se non li raggiungiamo ci riproviamo l'anno prossimo, niente di che. Dicevo oggi al presidente del Teramo, noi abbiamo bisogno ancora di 3-4 anni di assestamento in promozione per sistemare bene l'impianto, per sistemarci bene come società, e poi potremo tornare in eccellenza, che il campionato penso che ci compete, l'abbiamo fatto per 17 anni, e per restarci in pianta stabile. Adesso abbiamo bisogno ancora di qualche anno per riorganizzarci. Io ho rilevato la società 6 anni fa dalla terza categoria, perché la Lauretum era scomparsa, la vecchia Lauretum. Abbiamo vinto 3 campionati su 4, una finale playoff in prima categoria, 2 campionati sono stati sospesi per il Covid, e adesso quest'anno ci stiamo divertendo in un campionato difficilissimo, un girone difficilissimo dove ci sono tantissime società che hanno fatto la Lega Pro, e ciliegina sulla torta è il Teramo. Quindi per un paese come Loreto è ogni domenica una festa, ogni domenica una cosa in più. Ci abbiamo 15 ragazzi locali e più di questo non possiamo chiedere. Sì, sicuramente, è normale che quell'episodio poteva cambiare la partita, però sinceramente sono contento della prova dei ragazzi. L'ho detto anche ieri che oggi sarebbe stata una partita difficile, al di là del risultato, perché poi il risultato può nascondere il vero valore del Lauretum, che l'ho sempre detto, è una squadra organizzata, è una buona squadra, però noi oggi sinceramente abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. E forse dovevamo essere un po' più cinici sotto porta il primo tempo, però poi è normale che quell'episodio del rigore ci ha dato un po' di vantaggio, però oggi la prestazione della squadra è una prestazione positiva, e poi al di là del risultato sono contento. L'ho detto ieri, oggi era una partita importante per dare un segnale, oggi il segnale l'abbiamo dato, anche in modo proprio, non dico decisivo, però è normale che vincere al Loreto non era facile. Non era facile perché adesso il Loreto è una squadra, diciamo che una squadra solida che può mettere in difficoltà tutti, e venire qui a fare una prestazione del genere non è da tutti. Noi è normale, dobbiamo continuare sempre sullo stesso percorso, non dobbiamo allenare nulla, adesso dobbiamo pensare al Casoli, non dobbiamo pensare per niente alla classifica. Sulla carta potrebbe essere una partita a risultato scontato, però noi abbiamo tutto da perdere, però è normale che la vittoria di oggi ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo. Ma guarda, sì, però ti dico che con i mediani abbiamo fatto bene, in fase possesso abbiamo fatto bene, perché l'obiettivo nostro era quello di
far venire a marcare le loro mezzali, i nostri due mediani, per creare spazio dietro dietro le spalle dei mediani. È normale che con Mario Andreozzi, oggi era la prima partita dopo tanto tempo, gli serviva un po' di adattamento, e ci sta, e Censori è un adattato lì, però secondo me hanno fatto una grossa partita, e nonostante le mille difficoltà che potevano avere, hanno fatto una grossa partita, gliel'ho sempre detto, e questa è la forza di questa squadra, anche perché se non avevi un organico forte in tutti i reparti, con doppioni forti a tutti i reparti, non facevi questa scalata che abbiamo fatto inizio anno, perché noi abbiamo fatto una grossa scalata. Non, io dico sempre, non guardiamo solo il Teramo di adesso, guardiamo il Teramo di 4 mesi fa, e senza una squadra di questo spessore tecnico, ma soprattutto umano, non riuscì a fare quello che stiamo facendo adesso. Sono contento, è normale, era un momento no per Niki, però la prestazione c'era, era un po' sfortunato perché anche 5 minuti prima ho avuto l'occasione di fare gol, però gli attaccanti vivono di questo, io spero che adesso si sblocchi, ma soprattutto si sblocchi mentalmente, perché a livello di prestazione Nikita c'è sempre stato. Sì, ma Francesco, io lo dico, se Francesco ha delle qualità importanti, lui si deve sbloccare mentalmente, perché deve capire che veramente ha delle qualità che in questa categoria, ma secondo me neanche in D, trovi pochi attaccanti con quelle qualità, però lui ha un problema mentale, che non ha troppo fiducia sui mezzi. Dico, è normale che il gol a un attaccante gli dà sempre più fiducia, però deve capire che lui è molto più forte di quello che vediamo. Paura no, però se pareggiavi oggi non succedeva nulla. Io la penso così, perché il pareggio oggi ci poteva anche stare. È la classica partita che veniva sbloccata da un episodio, non sempre si può vincere facilmente, è bello anche vedere per un allenatore, è anche bello vedere una squadra che soffre così e poi alla fine raggiunge il risultato meritatamente. Grazie, ho preso una botta al limite dell'area, il 4 invece di tirare il pallone ha preso sotto il mio piede. Sì, è una bella soddisfazione anche se ho giocato bene, sì. Sì, certo, anche a livello fisico. Anche a livello tecnico, anche se questo campo abbiamo giocato con molte difficoltà, siamo riusciti a avere una supremazia sia tecnica che fisica. Sì, noi cerchiamo sempre di fare il massimo, anche se veniamo da un lungo infortunio, comunque cerchiamo di dare il 100%. Sì, no, abbiamo dato un grosso segnale anche alla classifica. Ma vi dico la verità, sinceramente non l'avevo per niente intuito il cucchiaio. Ho deciso di aspettare il tiro fino alla fine. E questa cosa mi ha premiato, perché poi mi ha fatto il cucchiaio e in tranquillità sono andato a recuperare il pallone. Però sinceramente il cucchiaio forse era sull'1-0 per noi, era l'ultima cosa che mi aspettavo. Sicuramente è stata una bella parata, decisiva, perché penso che mancava ancora tanto e andare sull'1-1 forse ci avrebbe messo in difficoltà. Però ho fatto una bella parata, me lo posso dire forse. E poi l'abbiamo chiusa definitivamente con i gol dei miei compagni. Belli tutti, sono contento così. Penso che giocare in squadra del genere sia anche più difficile a volte, per il semplice fatto che sei poco impegnato, quindi nel momento in cui arrivano quei 2-3 palloni ti far trovare pronto. Non è stato facile, ma veramente i passi avanti penso che si stiano vedendo, io li sto vedendo, il lavoro c'è sempre dietro e forse questo è il premio del lavoro che stiamo facendo. Penso sia veramente importante e penso che mi debba aiutare solo a crescere, debba essere un punto di partenza e assolutamente non deve essere un punto d'arrivo, ma uno spronamento in più per arrivare sempre più in alto e perché no magari col Teramo. Sì, diciamo che stiamo reagendo ai tanti gol presi nel girone d'andata e speriamo di prenderne sempre meno come stiamo facendo e alla lunga sarà un bel premio. Questo non lo so, io lo spero, me lo auguro, perché Teramo è una piazza importante anche per lo stesso motivo per cui sono venuto qui quest'anno. Ovviamente la scelta aspetta la società, il direttore, e io sono disposto a trovare l'accordo assolutamente. Sapevamo da martedì già che sarebbe stata una partita difficile e siamo venuti qua, abbiamo trovato un campo non facile, un terreno di gioco non regolarissimo e dal punto di vista di Manto. Abbiamo fatto la partita che il mister ci ha chiesto, come l'avevamo preparata, e alla fine è arrivata la vittoria. Ma penso che il cammino sia ancora lungo, e nonostante non so quanti punti manchino, non lo voglio neanche sapere, puntiamo a vincerle tutte e alla fine vinciamo il campionato, dai.